onka, ti vevi ditti, okno. Ma no, che il tuo. Ma non stai ora che coglione lemo. A se non ti vevi ditti girare lì, io. Dai, ho colto domande di che tipo salì io. Io domande di che tipo salì che ulim. Ah, è buon, dai. Cos'hai? Che cosa fai? Che fai? Che cosa fai? Oh, non so fatta cosa avete interrotto. Cosa? C'è. Ci stavamo preparando psicologicamente per una festa. Non vi fa splagere. Dite che festa. E come? Cosa? Veramente non sai di che ho festa? No. Giulia e Michela. E questo che cazzo sono? Non le conosci? Ma no. Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, due giovani principesse vivevano in un castello splendente. Benché avessero tutto quello che potevano desiderare, le principesse erano insoddisfatte, non rimborsate e nere da sé. Accadde però che in una notte d'inverno un vecchio mendicante arrivò al castello e offrì alle due principesse una rosa in cambio del riparo dal freddo pungente. Loro, che provavano repulsione per quel vecchio dal misero aspetto, risero del dono e lo cacciarono, ma lui le avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze, perché la bellezza si trova nel cuore. Le principesse lo respinsero di nuovo e, in quel momento, la bruttezza del mendicante si dissolse e apparve un bellissimo fato. Le principesse si scusarono, ma era troppo tardi, perché lui aveva visto che non c'era amore nel loro cuore, e per punirle... Ma Dio sciampa di not! Ma è sempre la stessa storia! Tra l'altro, il testo mi sembra familiare. Somiglia vagamente a quello della parte iniziale della Bella e la Bestia. Sì, veramente io... Ma facciamo qualcosa di diverso, porco cane! Tipo? Cazzo, lascia fare a me! Buonasera a tutti!
Benvenuti in una nuova puntata di C'è posta per te, intervista a 5. Vai con la sigla! Nome della festeggiata. Giulia. 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 Da quanto tempo la conosci? Da 7 anni circa la conosco. 5 anni. La conosco da sempre, da una vita. Da una vita. 8-9 anni. Come l'hai conosciuta? L'hai conosciuta che fumava sigarette sopra il pomo, come una tossica. Vieni in su in corriera con la macchina della Claudia. Sono la mamma. L'hai conosciuta che era sempre a Torcul Giova e io sinceramente pensavo che ci mettessimo insieme. Sui banchi di scuola. La prima parola che ti viene in mente pensando a lei? Digeressur. Ma tu scegliete scritto più un pensiero. È di per sempre. Ma per sempre, sono dai per sempre. Sì, ma... Sì, ma... Dai, lei è sur, di Straese. Dai! Per sempre. Pensando a lei. Che un cesso! Fondo schiena. Qui sei tu. Il sogno nel cassetto di Giulia. Busha Steph Barnes. C'è. Tu sai che è la maglietta di Steph Barnes. Eh? Un sogno in parecchio. Sì, lascia stare. Ma... Neanche io. Ecco. Conoscere di persona Vasco Rossi. Sinceramente non lo sai. Violentare e poi sposare stesso. La situazione più assurda in cui ti sei trovato assieme a lei. Andai a passare scusi tanto a scugnie che non so vuole niente a scegli. Sei c'è solo che sta che sta. E stringilo però. Dice cosa dici secondo perché. Là. Pizza man e pesciolino rosso. Allora, area 34, Legnano e lei sa. Fu dal palazzo col Samuel. Essere perseguitate da una picanto bianca. La cosa che non le affideresti mai. Ma pensi che non le affideresti mai nulla, Giulia? Alla macchina. Con la birra. C'è come bere. La lavatrice. Ah! La lavatrice. La sclasta macchina sia io che al teo. Mia figlia la vizierebbe troppo con la Nutella. Se ti dicesse che ha fame, che cosa le cucineresti in questo preciso momento?
peperons, peperons e pollo al curry sicuramente. Qual era la domanda? Dai, che schiaberto sei per muoca. Un Big Mac dal McDonald's. Una teglia di pizza. Ma sinceramente sa... Sì, e sin la Giulia e Fasores luce che ha letto il mio bagaglio lavorativo, quindi di tutto. Una peperonata più un piatto di carnica e più pane e maionese. Una canzone che vorresti dedicarle? Brava Giulia, che sta danza pas balas. Occhi blu di Vasco. Visto che hai puntualizzato, vai bene Michele? Che sono tu adesso centrale? A passare stare in moto avanti. Occhi blu di Vasco Rossi. Naturalmente il pensiero stupendo. Giulia, oh mia cara. Che cosa ti piace di più di lei? Luca V, mi raccomandi. Ma come sta a fare, per piacere? Il sorriso da me Pucci. Lascio qua finire di sapere il tuo. Vai. Chi mi chiede la domanda? Sì, che te l'ha detto. Ah sì, aspetta. Sì. Il sorriso. Ma c'è che tu vedi ora di domani? Non ti vedo il sorriso. Il sorriso. Quale animale la rappresenta di più? Una scimmiotta. Sempre il bradipo. Un canguro. Ma secondo me un cricetto. Il bradipo. Qual è la bevanda alcolica che preferisce? Il mojito. Tutto il bar. Sì. Martini Blanc. Penso tutte. Massa. Sì, a filtro di luce ci voglio dire su questa domanda. Martini bianco, liscio, senza ghiaccio. In quale sport potrebbe facilmente diventare campionessa mondiale? Dormi sopra il divano al bar come sport mondiale. Gare di bei femminili. Cioè sono maschili. E te potrebbe essere stato pistola. Però mondiale. Questo ti cancella subito. Vedi o poi. Gara mondiale di bei femminili. Salto in lungo. Ma secondo me salto in lungo. Gara di birre. Se avesse un superpotere, quale sarebbe? Non hai la più pallida idea di un superpotere che potrebbe essere la Giulia, a parte rompi la spazio. Oh, là. Io ho il superpotere di trasformarsi in mina in certe ore. Come parla tanto. Ma è barata, barata, barata. Ubriacare la gente. Ubriacare la gente con la sua parlantina. Ecco, aspetta. Vai. Ubriacare la gente con la sua parlantina. Non mi penso nulla, su questa domanda proprio non mi penso nulla. Le mie giore qua. Pensavo. È troppo impacciata, meglio nessun potere. Il più bel ricordo che hai di lei? Da quando la conosco sono due ricordi. Questa. Ah, Valeria. Lo ricordo. Ah sì. Qualche se sfinis denti la gallina tu e il buffo. Qualche se avvocato e schizzo. Quando è nato? E qua? Sì, e sogni di. Quando è stata mia testimone di nozze? Il suo pregio più grande? Che è bina come il pan. Allora, dai, lo ce l'hai.
cosa? Ah, ma io ce l'ho! Dai, lasci quello! Guarda, 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 guarda. Ti spieghi dopo, con calma. Ah, sei più. Non ti un disegno. Lasci quello! Ah, scusa, spendi? Sì. Ah, bevi. Sì, ma sintetizzare in poche parole, Giovanni, sintetizziamo, non posso dire, è buono. È buono. Tun tun. Il cuore è buono. Ecco, il cuore è buono. Basta così? Sì. Di buon cuore. Quando vuoi. Olio cuore. Di buon cuore. Sicuramente so grande animo, veramente. È una bravissima santa. Il suo difetto più grande. Il difetto più grande a Giulia è un rock patentale di ieri. 7091. Il difetto più grande. Il difetto più grande. Bevi. È vero. No, fammi odi la stettas. È un po' maldestra. Nome della festeggiata. Ciao. Michela. 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 Or should I say Columbia? Da quanto tempo la conosci? Dall'asilo. È esattamente da 19 anni, il 21 aprile del 1994, nella sua stanza d'ospedale. Più o meno 5 anni. È persona tipo... Quattro anni. Boh, siamo conosciuti a una festa, comunque. Three years, I guess. Come l'hai conosciuta? Da quando hai cominciato la scuola? In realtà neanche non me lo ricordo, ero piccolina, comunque penso che lei non si ricordi nemmeno lei, visto che era in braccio sua mamma, appena nata, poche ore di vita, comunque l'amavo già. Al parco giochi, nelle casette, no? I'm su Radio Polaro. Yes. Radio Polaro. Ci siamo conosciuti a una festa. Sì, festa, insomma, festa. La prima parola che ti viene in mente pensando a lei. Per colpa del Teon Maltonaglio. Cipalippa? Di friccio. Giallo. Jimmy. Il sogno nel cassetto di Michela. Viaggiare in America e in Australia. Australia? Andare a Parigi. Penso sia viaggiare per il mondo. To live in France, maybe in Paris. La situazione più assurda in cui ti sei trovato assieme a lei. Quando a Tolmezzo al mercato dei Santi si è messa a cantare e a ballare con un barbone di quelli che cercano soldi. Beh, penso sia quando era piccolina ed è rimasta appesa al cancello dell'orto di casa sua con un ferro, fil di ferro infilato sul naso. Quella è stata una delle esperienze più traumatiche che ho avuto con lei, decisamente. Nel chaletto giallo, a Capodanno. Sempre per lui alle 20. Solo due parole. Facci. I think that, I don't know, maybe when she said she was studying German, that she had her book upside down. La cosa che non le affideresti mai. Ho la borsetta e una maglia di Sassuolo. In realtà penso le affiderai tutto perché di lei mi fido ciecamente, sì, decisamente. Il Judas joke. Penso che non le affiderei il cellulare, lo lascio sempre a Tor. A radio program.
Se ti dicesse che ha fame, che cosa le cucineresti in questo preciso momento? Pizza! Se fossi capace di farla, però. Visto che non sono capace di farla, un panino. Una crepe. Sofficini. Popcorn. Una canzone che vorresti dedicarle? Piccola Katie. Rosalita di Bruce Springsteen. Una canzone natalizia. Penso Follow Me dei Muse. Chitty Bang, Mind Your Manners. What else? Che cosa ti piace di più di lei? Che tributa County Super Star. Non mi ricordo più la domanda. Oh, di lei mi piace la sua spontaneità, la sua maniera di far vedere le cose ridendoci sopra. Ecco. Il suo sorriso. I baffi. How quiet life. Quale animale la rappresenta di più? Il Lekai. È decisamente il Jimmy. Non posso. Ubriarico. Qual è la bevanda alcolica che preferisce? Ovviamente Montenegro. Sono indecisa fra il Montenegro e la birra, ma forse il Montenegro. Montenegro. Senza dubbiamente Montenegro. Brandy. No, I'm joking. Montenegro. In quale sport potrebbe facilmente diventare campionessa mondiale? Strambettaglio internazionale. Raccoglimento di ortaggi nell'orto. Sempre l'orto con il cancello di ferro, con il... è rimasta appesa, quello lì. A così che? Sì, vai. Adi? L'acqua è super alcolici. Penso a Wii Sports sarebbe bravo. Sì. With right training, I would say birds. Birds. Assolutamente. Se avesse un superpotere, quale sarebbe? Super latterato, ma in realtà lo ha già. Penso che il suo superpotere sarebbe far esplodere vecchiette. La fatta di Maga Mago ci sta. No, no, ci metto un'altra roba. Un superpotere. Lo sai veramente. Il rotto a sorpresa. The ability to talk with people far, far away without using a phone, radio, just with a walk. Oh, wait, just with a voice? She already has that ability. Il più bel ricordo che hai di lei. Oh, Tannenbaum. Il più bel ricordo che ho di lei. Tutta una vita. Punto giovani. Sì, decisamente punto giovani. A Natale dalla Natalina. Il rotto a sorpresa. The first time we slept together. I remember we were in Barcelona. It was a threesome. Il suo pregio più grande? Quando mi ospita a mangiare la cena a casa sua. Il suo pregio è, diciamo, che è sicuramente la fedeltà. Sì, secondo me. Sincera, leale. Ah sì, ride continuamente. Sì. Oh, well, that she's always happy. Except when she's grumpy. Il suo difetto più grande? Quando mi contraddice.
Permalosa molto. Sì, sì. No. Dai, puoi lasciare così. No, no. Beh, viene spontaneo. Sì, appunto. No, che... Ma poi ne devi dare un nome. A Shiro che stupido, qualche strano. Punto. Hai già detto. Difetto. Ah, dai. Ah, è permalosa. But she's always grumpy. Except when she's happy. Well, Michela, you know, we love you as you are. Happy birthday. It was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my Miller. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Miki, stavo pensando una roba. Non mi dispiace per Jonah, se non ci meritava di questo. Lui è una brava persona. Mi dispiace che avete perduto la borsetta. Deon, mostra una tette. Leccai, non sa. Leccai. Non cerca idee. Non potevi dire una fare palla. Benissimo. Chi pensa sulla prossima domanda? Sto sempre più strano. Ok. Sai che spunto gli fa gente partire? Che da è appunto. No, se tu sei in obliquo. Mannaggia. Torni campana.